Vi annuncio con gioia che la prossima giornata mondiale della gioventù, dopo le due a livello diocesano, sarà nel 2019 a Panama. Dopo la giornata mondiale della gioventù del 2013 a Rio de Janeiro, in Brasile, il grande evento internazionale fondato da Giovanni Paolo II nel 1985 tornerà fra tre anni nel continente americano. La GMG continua il suo cammino coinvolgendo sempre più giovani a ogni edizione. Quest'anno al Campus Misericordie per la Veglia, la Messa e l'Angelus con Papa Francesco erano oltre 1,5 milioni, giunti da ogni nazione del mondo. Una festa della fede e soprattutto della misericordia, come ha ricordato il Papa in occasione dell'anno giubilare che ha segnato e accompagnato questo incontro a Cracovia. In questi giorni abbiamo sperimentato la bellezza della fraternità universale in Cristo, centro e speranza della nostra vita. Abbiamo ascoltato la sua voce, la voce del Buon Pastore, vivo in mezzo a noi. Egli ha parlato al cuore di ciascuno di voi, vi ha rinnovati con il suo amore, vi ha fatto sentire la luce del suo perdono, la forza della sua grazia, vi ha fatto sperimentare la realtà della preghiera. È stata una ossigenazione spirituale perché possiate vivere e camminare nella misericordia una volta ritornati ai vostri paesi e alle vostre comunità. Penso che l'emotif del Papa sia appunto questo, cioè siamo nell'anno della misericordia, lui nella liturgia o nell'apertura della giornata mondiale e anche oggi ricordava l'aspetto della misericordia. Allora penso che possiamo riassumere questi giorni come non avete paura della misericordia di Dio, anzi cercatela. Perché non siete voi a salire, ma è sempre Dio a scendere, perdonarci, amarci fino in fondo, fino alla croce che si realizza in ogni messa tramite il sacrificio eucaristico. Una GMG che per i giovani della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro è stata un'esperienza unica di fratellanza, preghiera, condivisione e appunto misericordia. Sono stati giorni fantastici. La misericordia, la prima che abbiamo sperimentato, è quella proprio dell'accoglienza dei pellegrini che questo popolo fantastico della Polonia ci ha fatto da Drokicen qui a Cracovia. Famiglie, parrocchie che si sono messe a disposizione per ospitarci, ma non una semplice ospitalità, proprio una familiarità di entrare nelle case, di stare con loro, di condividere anche questa loro stessa attesa per il Papa e per la GMG in generale. Misericordia poi sperimentata anche nelle catechesi con i vescovi, a partire dal nostro arcivescovo Riccardo, mercoledì, con il pellegrinaggio al santuario della misericordia, alla tomba di Suor Faustina. E quindi la misericordia anche nelle confessioni, i nostri ragazzi che si sono accostati a questo sacramento rinnovandosi poi nella gioia. Misericordia sperimentata nell'insegnamento dei vescovi, abbiamo avuto dei vescovi catechisti che ci hanno aiutato a comprendere la misericordia, quale rivelatrice del volto della Trinità, padre Vittorio Viola, e la misericordia e perdono con il vescovo Marconi che ci ha aiutato a capire che
è un percorso il perdono. I nostri ragazzi sono stati molto provocati da queste catechesi, molte domande, molta interiorità, quindi posso dire proprio una bellezza di questo cammino.